Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Adamic Informa, oggi 9 agosto, venerdì, e parliamo di collocamento mirato. Nella puntata precedente abbiamo parlato di inclusione scolastica, quali possono essere, quali sono gli scenari, di riferimento, quali gli obiettivi. Faremo la stessa cosa per quanto riguarda il collocamento mirato. Perché oggi, ripeto, l'inclusione scolastica prima e l'inclusione lavorativa dopo sono gli elementi essenziali perché se si intende costruire un progetto personalizzato di vita indipendente, non possiamo non pensare all'inclusione scolastica e all'inclusione lavorativa. Ma lo vediamo subito dopo la sigla. Anmic Informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic Informa. Come vi dicevo, parliamo oggi di collocamento mirato. Il collocamento delle persone con disabilità, come ben tutti voi sapete, è disciplinato da una legge che agli inizi del 2000, quindi alla fine degli anni 90, fu accolta con un'enfasi a dir poco eccezionale. E sto parlando della legge 68 del 12 marzo del 99. Poi naturalmente questa legge è stata per certi aspetti cannibalizzata, io utilizzo sempre questo termine perché è giusto che sia detto, se poi vogliamo usare un linguaggio un po' più political correct, come si dice oggi, diciamo che questa legge è stata modificata ed integrata con il decreto legislativo 151 del 2015. Purtroppo il collocamento mirato è costituito da una serie di strumenti tecnici e di supporto che dovrebbero valutare adeguatamente le persone con disabilità nella loro capacità lavorativa e di inserirle laddove possibile nel posto adatto. Attraverso che cosa? Attraverso un'analisi ben definita dei posti di lavoro, delle forme di sostegno, di azioni positive e di soluzioni di problemi connessi con gli ambienti e con gli strumenti. Tutto questo poi è stato ancor più rafforzato con i decreti legislativi 227 del 2021 e 62 del 2024. Ma naturalmente dobbiamo dire che però la legge 68-99, adesso così come formulata, così come modificata, così come integrata, così come, permettetemi di dirlo, cannibalizzata, purtroppo non dà gli effetti sperati. Quando nel lontano 99, nel 2000, la legge è stata, diciamo così, formalizzata all'interno del nostro sistema ordinamentale, quindi del nostro sistema legislativo, la nostra associazione, la nostra rete associativa espresse dei dubbi, delle preoccupazioni e, ripeto, e naturalmente tutto questo portò anche ad una sorta di conflitto con il mondo associazionistico delle persone con disabilità. Noi non contestavamo, Anmic all'epoca non contestava questa legge, ma contestava il fatto che questa legge non avrebbe dato i frutti sperati se non fosse stata applicata nella sua interezza. E poiché la legge fu emanata e ancora oggi si aspettano alcuni decreti attuativi rispetto a quella legge, purtroppo la storia ha poi dato ragione ad Anmic. Certamente è stato una vittoria di Pirro, oppure la ragione lascia il tempo che trova. Noi avremmo voluto soccombere rispetto a quella nostra idea di allora, nel senso che volevamo essere smentiti. Purtroppo così non è stato. Oggi però dobbiamo cercare di rimettere mano a quella legge, partendo da quella legge, individuando le criticità, individuando quali sono i punti di forza di quella legge, perché quella legge ha dei punti di forza, ma perché non sono stati attuati. E quindi dobbiamo avere come obiettivo l'aumento dell'occupazione e dei rapporti di lavoro costituiti tra il mondo del lavoro e le persone con disabilità.
dobbiamo semplificare necessariamente le procedure, dobbiamo dare stabilizzazione ed incremento ai fondi disponibili per favorire l'occupazione delle persone con disabilità, dobbiamo tutelare l'occupazione delle persone con disabilità intellettiva, perché se oggi passi in avanti sono stati fatti nei confronti delle persone con disabilità fisica, e questo è grazie al mondo associazionistico delle persone con disabilità. Oggi un altro sforzo deve essere quello di inserire nel mondo occupazionale le persone con disabilità intellettive. È normale che ci vogliono degli strumenti di adattamento, di opportuno, diciamo così, miglioramento delle procedure, ma soprattutto tutti quegli accorgimenti che devono mettere in atto quello che oggi noi definiamo assolutamente un accomodamento ragionevole. E quindi dobbiamo flessibilità contrattuale, tipologie di discipline part-time, smart working, formazione e analisi dei profili di funzionamento, accompagnamento al lavoro, potenziamento degli accordi territoriali, costituzione di organismi di rappresentative all'interno delle aziende, e quindi superamento, perché questo è importante, delle diversità territoriali. Ecco perché noi partiamo da uno scenario di riferimento che non ci consente oggi di dire che quella legge ha funzionato, perché non ha funzionato, ma dobbiamo anche capire quali possono essere gli obiettivi che dobbiamo raggiungere, che dobbiamo mettere in campo, e quindi gli strumenti da mettere in campo per raggiungere quegli obiettivi. Quindi dobbiamo elaborare linee di connessione tra progetti di vita personalizzata e sistemi di collocamento mirato, dobbiamo promuovere e incentivare la stipula di accordi territoriali, dobbiamo incrementare il fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in gestione INPS ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 151 del 2015. Dobbiamo creare accordi territoriali, impiego di risorse anche per superare i divari territoriali esistenti, includere nel mondo del lavoro e innovare tecnologicamente, digitalizzando e utilizzando in questo caso anche l'intelligenza artificiale. Dobbiamo promuovere organismi aziendali e quindi il cosiddetto disability management ed osservatori aziendali per vedere se effettivamente quelle aziende hanno attuato quei processi di inclusione lavorativa verso le persone con disabilità, e quindi incentivazione della contrattazione collettiva, inclusione lavorativa e disabilità intellettiva, come vi dicevo è importante, abbiamo fatto dei passi in avanti per la disabilità fisica ma non certamente per quella intellettiva, quindi servizi per il collocamento mirato come servizio pubblico a favore di disabili e di imprese, omogeneo su tutto il territorio nazionale, sburocratizzazione e potenziamento delle risorse umane ed economiche, e anche una premialità per i centri dell'impiego, per l'impiego che sono virtuosi, costituzione di osservatori su base nazionale, su base regionale e provinciale per il monitoraggio delle azioni messe in campo. E naturalmente un'altra linea d'azione è necessaria e indispensabile, è la transizione tra scuola e lavoro. È un passaggio importante e fondamentale. Il mondo della scuola e il mondo del lavoro si sono sempre parlati molto poco, hanno sempre quasi, diciamo, si è innalzato una barriera, il non parlarsi ha innalzato una barriera, e invece quella fase, la transizione tra la scuola e il mondo del lavoro è una fase fondamentale, e quindi dobbiamo prevedere accordi su base nazionale o regionale tra l'istituzione scolastica e le aziende per disciplinare i tirocini formativi degli alunni e delle alunne con disabilità sulla base delle indicazioni di un progetto di vita individuale. Dobbiamo inserire negli accordi territoriali, diciamo così, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche. Dobbiamo istituire su tutto all'interno della scuola delle figure, come possono essere dei tutor e quindi anche di un tutor esterno all'azienda stessa. E quindi inserire forme di inclusione lavorativa, quali borse di studio, tirocini e tutta una serie, diciamo così, di azioni
che possono effettivamente favorire l'occupazione delle persone con disabilità. E naturalmente poi dobbiamo attivare altre forme di tutela, quelle che sono poi dopo destinate a tutelare le persone con disabilità durante il rapporto di lavoro. Solo in questo modo noi possiamo rendere, ripeto e lo ribadisco con estrema serenità, non possiamo pensare di risolvere i problemi delle persone con disabilità, ma io amplierei questo discorso a tutta la nostra società se mettiamo in campo soltanto degli attori parziali. E quindi il nostro obiettivo, il nostro impegno è in questa direzione. Inclusione lavorativa, tutela dei diritti nel rapporto di lavoro delle persone con disabilità. Consentitemi, e quindi termina qui la puntata di oggi, ne riparleremo nelle prossime puntate, però consentitemi anche di potervi salutare, perché con questo, con oggi, è l'ultima puntata di questo periodo di trasmissioni. Naturalmente ritorneremo prossimamente il 26 di agosto, per 2 settimane noi non andremo in onda, lo riprenderemo la nostra abituale, i nostri abituali appuntamenti a partire dal 26 di agosto. Con questo termina la nostra puntata di oggi, come vi dicevo, a tutti quelli che ci hanno seguito un grande e affettuoso saluto. Naturalmente ripartiremo il 26 di agosto con un nuovo impegno, con una visione ancora più significativa, perché i risultati che abbiamo raggiunto, gli obiettivi che ci eravamo prefissati e che sono stati raggiunti con questo nostro appuntamento trisettimanale, con questo nostro appuntamento, con questa nostra trasmissione, sono stati ampiamente ripagati dal riscontro che abbiamo potuto verificare con chi ci ha seguito. E quindi continueremo il nostro lavoro a partire dal 26 di agosto. A tutti voi un buon periodo di ferie. So bene però che molti di voi non andranno in ferie. E quindi un periodo di serenità e di tranquillità dal profondo del cuore. Buone ferie a tutti, a chi le farà e a chi rimarrà nella propria abitazione. Anmic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmic 24. Anmic 24. Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.